La società sta cambiando veramente in modo molto visibile perché la digitalizzazione è intervenuta molto fortemente anche nelle abitudini quotidiane. I new media hanno una potenzialità nel differenziarsi dal mainstream, diciamo. Essendo un pochettino più orizzontali, avendo un facile accesso per le persone tramite internet, quindi sia nella produzione di informazioni che nella fruizione delle informazioni, possono invece andare a spaziare maggiormente, andare a toccare delle aree che normalmente sono in qualche modo trascurate dall'informazione di massa tradizionale. E quindi anche mettere i cittadini a conoscenza di quelle che sono, per esempio, le evoluzioni tecnico-scientifiche, di quelli che sono dei movimenti che si occupano di determinate tematiche. È difficile immaginarlo perché sicuramente bisogna capire verso dove si muovono alcuni processi, come questi processi verranno governati. Processi, per esempio, di presa di decisione, di consultazione, di inserimento di quella che è la voce dei cittadini nei processi decisionali, dell'utilizzo, qual è la filosofia di utilizzo della tecnologia, per quali fini la tecnologia viene utilizzata. Questi processi quindi possono cambiare radicalmente lo scenario futuro, da qui a 20 anni. Per le donne il consiglio è sempre partecipazione e questo secondo me aiuterà anche a poco a diciamo, incidere in quelli che sono i modelli di comportamento e di riferimento sociali. Penso che piattaforme del genere possano invece portare avanti e proporre dei nuovi modelli sociali organizzativi che permettono a tutti coloro che hanno idee, capacità, volontà, di progredire, di andare avanti, nella società e nella vita professionale, personale, al di là delle differenze di genere.